Con la celebrazione della Giornata Mondiale del Diabete, ogni anno si pone l'obiettivo di sensibilizzare e informare l'opinione pubblica su cause, conseguenze e trattamento. Il simbolo della campagna è un cerchio blu, adottato nel 2007 in seguito all'approvazione della risoluzione ONU sul diabete, e rappresenta la consapevolezza globale sulla malattia. Quali sono i principali fattori di rischio? Si abbassa sempre di più. Una volta nei giovani era classico il diabete tipo 1, cioè quello insulino dipendente, una forma autoimmune. Adesso vediamo sempre di più in giovani delle forme di diabete tipo 2. Questo è anche associato a questa iperalimentazione, a questa obesità purtroppo sempre più frequente e agli stili di vita che ormai sono meno sani rispetto ad una volta. Quindi basta conoscere la malattia per prevenirla e poi curarla nel migliore dei modi, affidandosi a dei professionisti. Esatto, prima sappiamo di essere diabetici e prima possiamo intervenire sulle complicanze, anche perché è stato visto che quanto più precocemente viene fatta la diagnosi di diabete, tanto più la sopravvivenza rispetto alle persone non affette da diabete è diversa, e quindi quanto prima ce ne accorgiamo, prima interveniamo e prima riusciamo ad avvicinare la sopravvivenza delle persone con diabete a quelle non affette da diabete mellito. Quali sono i principali fattori di rischio? Un'alimentazione scorretta, fatta prevalentemente di carboidrati, quindi ad alto indice glicemico, e naturalmente anche uno stile di vita sedentario. Naturalmente i pazienti che hanno una familiarità, che sono in sovrappeso o in franca obesità, è bene che tengano la glicemia sempre sotto controllo. Che cosa possiamo fare per prevenire il diabete? Di fare un controllo della semplice glicemia capillare, e qualora si riscontri in valori elevati, approfondire con un dosaggio anche dell'emoglobina glicata.